Allora, ragazzi, sì, si cambia leggermente inquadratura, ma non è di questo che voglio parlarvi, perché voglio parlarvi del mio OnePlus 6. Il giorno 10 ottobre 2021, vi dico la data perché non so quando uscirà questo video, perché sto un po' lavorando per quanto riguarda la pubblicazione dei video, ma questo è un altro discorso che magari vi dirò più avanti. Ma voglio parlarvi di OnePlus 6 e il suo aggiornamento ricevuto. Stravolge l'interfaccia utente, ma mi rovina qualche applicazione. Ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, innanzitutto la OxygenOS riceve l'aggiornamento alla versione 11.1.11, che va a stravolgere completamente l'interfaccia utente, aggiungendo anche qualche funzionalità. E proprio parlando di funzionalità implementate, partiamo da quelli che sono i pulsanti fisici, ovvero il pulsante del volume, il pulsante accensione e spegnimento e lo slide che ci consente di silenziare o mettere in vibrazione il dispositivo. E partiamo proprio da lui, lo slide che ci consente di mettere in vibrazione o in silenzio il dispositivo. Una volta che noi andremo ad attivare una delle due funzionalità, abbiamo davanti un'ulteriore opzione che ci dà la voce di premere OK per attivare una certa funzione. Quindi, se non vogliamo attivarla, basta tornare indietro, ma se volete attivarla e darne la conferma, basta premere OK. L'altra funzionalità, ovvero altri cambiamenti, stanno sul pulsante di accensione e spegnimento, che se premuto qualche secondo ci mette davanti toggle emergenza, riavvia, spegni, e se avete collegato al vostro smartphone una carta di credito, una Postpay, una carta Hype, come nel mio caso, ve la mostra proprio nel pulsante di spegnimento. E poi più sotto ci dà la possibilità di andare a collegare alcuni dispositivi, ovvero nel mio caso, sempre che tengo attiva la Google Chromecast, mi rileva la Google Chromecast e alcuni dispositivi offline. Quindi devo dire che anche questa parte del pulsante di accensione e spegnimento è stata leggermente rivista. L'altro cambiamento lo troviamo sul bilanciere del volume, che nel momento in cui andiamo ad alzare o abbassare il volume ed entrando nelle apposite impostazioni, ci dà la possibilità di flaggare quello che è il dispositivo audio che vogliamo, con cui vogliamo interagire. Altoparlante e tutti gli altri dispositivi Bluetooth che lui riesce a trovare in quel momento. Quindi devo dire che questa è una buona cosa, interagire direttamente dal pannello del volume. L'altra cosa che è andata a stravolgere è il pannello dei toggle, il pannello dei toggle che è stato anch'esso rivisitato, cambiano i colori, bianco, rosso. Sì, devo dire che questi colori mi piacciono veramente tanto e fanno veramente un bel contrasto tra di loro. Viene aggiunta qualche altra piccola impostazione, proprio rimanendo lì nel pannello dei quick settings. Ovviamente più in basso troviamo quelle che sono le notifiche, ovvero quando ci arrivano le notifiche, ogni sua applicazione finalmente ci sta il raggruppamento di tutte quelle. Per esempio, come potete vedere, Telegram, sono arrivate un bel po' di notifiche, le va a raggruppare ognuna per categoria: Telegram con Telegram, WhatsApp con WhatsApp, Instagram con Instagram e quant'altro. Quindi ogni applicazione, che riceve le notifiche, il sistema le va a raggruppare proprio per tipo di applicazione. Altro cambiamento lo troviamo nel menu delle impostazioni, che anche lì l'interfaccia grafica è stata ridisegnata con uno sfondo nero. Ovviamente io porto un tema scuro, ma ci stanno il contrasto dei colori bianco, rosso, nero. Devo dire che fanno veramente la sua figura. Quindi, ragazzi, questi cambiamenti di interfaccia della OxygenOS mi piacciono veramente tantissimo. Devo dire che per quanto riguarda la parte aggiornamento, sistema operativo, OxygenOS e alcune delle funzionalità dei pulsanti, a me piacciono veramente tanto. Però devo rimproverare una cosa, mia cara OnePlus, mi hai rovinato WhatsApp Beta. Non so se perché io abbia quella versione, però beh,
non riesco più ad utilizzarlo se non a scriverci. Per esempio, non posso più inviare messaggi vocali, si bloccano all'istante, mi dice download fallito. È una cosa che sì, ho constatato che sta capitando solo a me. Con il telefono della mia compagna non capita, quindi devo dire che il problema è stato causato proprio dall'aggiornamento. La stessa cosa, non mi permette di inviare e ricevere immagini, foto, nulla, nulla di nulla, quindi si bloccano all'istante con la voce download fallito. Quindi devo dire sì, hai fatto un buon aggiornamento, però mi hai completamente rovinato WhatsApp. Oddio, devo dire che WhatsApp non è che funzioni così alla grande, però per l'uso che ne faccio me lo hai completamente rovinato, mia cara OnePlus. Allora ragazzi, questo è stato un video, niente di che. Ovviamente ci stanno alcune cose che sto scoprendo della nuova interfaccia della Oxygen OS, qualche altra piccola funzionalità, però volevo parlarvi di quelli che mi sono saltati più all'occhio. Ovviamente tutte quelle che riguardano la fotocamera, tutte quelle che riguardano la galleria sono rimaste invariate, quindi ne aggiungete funzioni, stravolgere l'interfaccia, però tutto il resto rimane invariato. Allora ragazzi, come dicevo, questo è un video che ho fatto io non appena ho ricevuto l'aggiornamento, perché devo dire che ne volevo parlare, perché ho detto no, non appena ricevo un nuovo aggiornamento della Oxygen OS, là dove va a stravolgere l'interfaccia, dove cambia l'interfaccia, un video lo devo fare, infatti eccolo qua. Quindi ragazzi, che devo dirvi, se avete anche voi OnePlus 6 potete tranquillamente aggiornarlo, però non so se anche voi porterà il problema di WhatsApp che vi darà, non riuscite a mandare vocali, non riuscite a mandare immagini, non riuscite a ricevere audio, video, cioè nulla di nulla se non testi scritti. Allora ragazzi, se anche voi avete OnePlus, avete ricevuto questo aggiornamento e vi siete trovati con la mia stessa problematica per quanto riguarda WhatsApp, fatemelo sapere qua in basso nei commenti, quindi ditemi la vostra. Mentre invece, prima che chiuda questo video, con Telegram, altre applicazioni, invio di audio, video, foto, riesco a farlo tranquillamente. Solo con WhatsApp ho trovato questo tipo di problematica, quindi se anche voi avete trovato qualche altro problema oppure lo stesso del mio, ditemelo qua in basso nei commenti. E qualora questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, è gratis, non si paga nulla, l'unico supporto che potete darmi. E dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente tanto. E già lo sapete, seguitemi anche su Instagram, ve lo ricordo all'animazione qua in basso, e noi ci vediamo qui in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao!